Allora ragazzi, siamo qui a Pescara e abbiamo catturato un attimino Maurizio. Maurizio, innanzitutto scusa. Paolo. E Paolo. Innanzitutto scusate per il microfono un po' fuori. Figurati, vai. Okay. È un bel cazzettino. Sì, un bel cazzembello. Allora, io la primissima domanda che ti voglio fare è: perché oggi sei qui? Sono qui perché siamo stati invitati a Pescara, siamo molto contenti di essere stati invitati a Pescara per fare il Cotto e Frullato live show, appunto, che si è tenuto qualche ora fa. Ok, io però so che tu stai anche un po' pubblicizzando una campagna che ti riguarda in prima persona. Allora, noi stiamo pubblicizzando una campagna che ci riguarda in seconda persona, essendo in due, anche in più di seconda, siamo in diversi, ovvero il crowdfunding per il finale di Cotto e Frullato Z, le ultime tre puntate, 6, 7 e 8, che verranno poi montate come un film successivamente. Quindi oggi diciamo che il merchandising che abbiamo venduto tra ieri e oggi andrà tutto ad aggiungersi a... Sono stanco, Paolo. A sta campagna, cioè cos'è la campagna? Noi raccogliamo dei soldi per fare una roba molto figa. Se siete curiosi andate a vedere sul sito www.ulule.com/cottoefrullatofilm. Scusate, www.it.ulule.com. Bisogna mettere il T prima. No. Vabbè, provate in tutti e due i modi. In uno dei modi funziona. Magari mandiamo pure dei sottotitoli. Se no cercate su Google Cotto e Frullato campagna crowdfunding. Comunque lo trovate, non c'è problema. Sì, lo trovate. Perfetto. E ragazzi, cosa succede? Cosa succede? Che se riusciamo a completarlo, faremo le tre puntate finali che verranno messe sia su internet sia montate insieme come un unico film proiettato al cinema con un evento live di cui, se volete partecipare e essere lì nel cinema con noi, dovete comprare il biglietto che è nella campagna, quindi c'è anche la prevendita. Noi non cerchiamo soldi senza dare niente in cambio, ma è tutto. Anche perché a ogni offerta corrisponderà un determinato premio. Dare e avere, insomma. Sembra figo. Allora, lo è. Un'altra domanda, e se vi dico giochi da tavolo? Risico. Monopoli, no scherzo, Monopoli fa cagare. Però no, i giochi da tavolo sono fighi perché è un unico, l'unico tipo di gioco che è rimasto dove ti puoi prendere a sberle lì per lì perché siete tutti intorno al tavolo, no? Se giochi online nei videogiochi, una volta si giocava... Al limite puoi urlare e bestemmiare. Ma una volta si giocava tipo con i due joypad così ai tempi nostri, ora invece è tutto online e non puoi prendere a sberle l'altro. Che divertimento c'è, Maurizio? È vero, è vero. Il gioco da tavolo è basato sulle sberle, quindi a noi ci piace il gioco. E a tal proposito... Una sberla? No. No, a tal proposito, io non so se so giusto, però qualcuno ci ha parlato di qualcosina. Questa è una novità su questo. Non si può ancora dire. Non si può dire. Allora, come si può dire? Come possiamo accennare, ragazzi? Accennaci quello che ci puoi accennare. Possiamo accennare, perché è una cosa abbastanza certa. Però la certezza si sa, di certo c'è solo la morte. E insieme alla morte potrebbe esserci anche un gioco di carte speciale, molto figo e divertente, dedicato a un brand di intrattenimento molto figo, però non vi diciamo qual è. Diciamo che potrebbe esserci una sorpresa nelle prossime settimane. Chi lo sa, settimana prossima forse. Va bene, io una domanda seria te la devo fare. Vai. Io un pochino ti ho seguito, so che vieni comunque sia da tanta gavetta, da teatro, doppiaggio. Beh, il doppiaggio è il mio lavoro. È il tuo lavoro. È il mio lavoro che faccio da 8 anni e continuo io, a fare. Io ho una domanda, io magari te l'avranno fatta in tanti, però te la voglio fare. La fama che ti è venuta facendo il canale di Cotto e Frullato. La fame. Non hai paura che possa un pochino scavalcare tutto quell'altro lavoro che stai facendo e che fai? No, perché sto continuando a farlo. Okay. E quello è il mio lavoro. Sono due cose ben distinte e separate. Se un giorno Cotto e Frullato, il videomaking, la produzione di video, la recitazione in prima persona diventeranno un lavoro, ben venga. Ok, va benissimo. Ragazzi, io non posso trattenerlo di più perché oggi è stato impegnatissimo ed è stanchissimo. Noi vi ringraziamo Paolo, ringraziamo Maurizio. Grazie. E alla prossima, grazie ragazzi, di tutto. The Rolling grazie. Gamers, cliccate su iscriviti al canale se vi piacciono i giochi da tavolo e i giochi coi dadi. Se no, vaffanculo.